Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla, scusate l'inattività degli ultimi giorni ma sono stato un po' occupato. Dunque, è arrivato l'unvault di due Warframe Prime, di due vecchi Prime Access in realtà, quindi Rhino Prime e Mag Prime con tutto ciò che portano con sé. Quindi abbiamo il Boltor Prime, Ankyros Prime, Boar Prime e Dakra Prime, quindi due armi corpo a corpo, due primarie e due Warframe chiaramente. Dunque io come al solito vi ho riassunto un po' le informazioni che vi interessano, anche se in realtà ormai dal codex e dal terminale apposito delle relic si può ottenere un po' tutto. Vi lascio in descrizione qualche link utile, magari la pagina di Reddit, vi lascio il link al mio gruppo di Discord dove ovviamente se avete dei dubbi o cercate gente per farmare potete passare tranquillamente e vi basterà scrivere, cercare un po' in giro nel chat testuali, troverete sicuramente qualcuno con cui andare a giocare o nei canali vocali già predisposti nel gruppo di Discord o insomma dove vi pare, però può essere un buon punto di partenza se non avete nessuno con cui giocare o se avete qualche dubbio. Dunque, ho inserito poi come al solito un piccolo schemino su dove andare a farmare le relic. In realtà poi ragazzi ognuno ha le sue preferenze, ho aggiunto qualcosina rispetto alle ultime volte, ma fondamentalmente io cerco di andare bene o male sempre sulle stesse missioni. Per le meso la difesa di Io su Giove secondo me rimane la migliore, poi tendo ad andare su Xini, intercettazione di Eris, sia per le Neo sia per le Axi, cambia la rotazione a seconda di cosa dobbiamo farmare, ma mi ci trovo bene. Sono più antipatiche le Elite e onestamente ancora non ho trovato la missione perfetta dove andarle a farmare, mi stanno un po' sulle balle, per fortuna in genere non sono poi tantissime da farmare. Se volete due dritte, un'opinione personale in realtà su quali equipaggiamenti convenga farmare un po' di più, innanzitutto bisogna distinguere, ci sono due tipi di giocatori, ci sono quelli che farmeranno per vendere, quindi fare platino, e poi invece coloro i quali farmeranno perché non hanno questi pezzi, perché non c'erano all'epoca prima che venissero insomma inseriti nel vault. Dunque, se siete giocatori alle prime armi che vogliono mettere le mani su questi pezzi, ovviamente io vi consiglierei di partire dai Warframe, poi a seconda delle vostre preferenze sulle armi corpo a corpo o le primarie. In assoluto le cose che trovo più interessanti sono Rhino Prime, Boltor Prime e Dakra Prime, sono le tre cose che a me piacciono di più. La Dakra Prime è stata superata poi dalla Broken War, ma è sempre stata un'ottima spada singola e anche un bel design. Ovviamente più cose riuscite a fare meglio è, anche solo per il Mastery Rank. In un mese però ammetto che farmare due interi Prime Access potrebbe essere una bella mazzata. Per quanto riguarda invece chi vuole vendere per platino, beh, probabilmente sarete anche più esperti di me sui valori di tutto quanto, ma io ritengo che finito questo periodo la cosa probabilmente che varrà un po' di più, ma non subito, bisognerà aspettare, sarà probabilmente Rhino. Io dubito che Mag possa raggiungere valori molto molto elevati, a meno che non arrivi qualche rework o qualche modifica sensibile. Per carità, la velocizzazione delle sue animazioni, lo snellimento insomma del movimento del cast di Mag avvenuto di recente è una cosa molto bella, ma trovo che abbia perso qualche colpo rispetto a quando comunque veniva utilizzata quasi solamente per i corpus, ma contro di loro funzionava egregiamente. Ora come ora non lo so, non mi convince molto, investirei di più su Rhino. Il Boltor valeva qualcosina, ma è più un oggetto da collezione, ormai non viene usato praticamente più. Il Boar Prime secondo me fra tutti gli shotgun è uno di quelli che oggi come oggi fatica un po' di più a tenere il passo con gli altri, insomma. La Dakra, vi dicevo, secondo me è un'ottima spada e vi consiglierei di farla, a prescindere da tutto, che la vogliate vendere o meno, una per voi, io insomma me la terrei. E anche lo Sparim a me non piacciono, anche solo per l'estetica, preferirei farle solo per Mastery Rank e poi cestinarle, e dubito che varranno qualcosa. Soprattutto tenete conto che immediatamente dopo un unvault la gente ha fatto scorta di roba o di relic, quindi i valori di tutte queste cose scenderanno a picco, scenderà a picco anche il valore di Frost Prime, perché appunto a breve, anzi domani, dovrebbe essere il 29 giugno, verrà regalato a tutti quelli che faranno quella roba, vi dicevo, con Twitch Prime, che vi ho detto nel video passato, per cui anche lì scenderà a picco il valore. E boh, forse fare platino potrebbe essere un po' un casino, almeno con gli equipaggiamenti Prime, nei prossimi mesi. Comunque, staremo a vedere. Detto questo, ragazzi, vi lascio a questa schermata qui, prendete uno screenshot se volete avere tutto sott'occhio. Per il resto, ragazzi, vi saluto, vi rinnovo l'invito al gruppo di Discord, lo trovate in descrizione. Lì, ovviamente, troverete, secondo me, quasi sempre qualcuno disposto a darvi una mano, comunque se avete un dubbio o qualcosa, cercate qualcuno con cui giocare, è un buon punto di partenza. Detto questo, davvero, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!